Innanzitutto ciao a tutti, gente che viene da vicino e da più lontano. Abbiamo fatto tutti in alzataccia, ma ne valeva la pena. Una piccola confessione. Io mi sento rinato perché dopo tanti anni che si faceva fatica a parlare ai nostri perché i temi Perfetto. forse non erano assimilabili direttamente, ho sentito la nuova linea che Matteo Salvini lancerà, il fuori dall'euro, finalmente ci dà una carta che noi nemmeno sappiamo quanto sarà pesante e quanto sarà efficace. Con un po' di licenza io mi permettevo nei comizi che si faceva di fare un preambolo. La Lega non dice questo, virgola, ancora, ma se non si esce dall'euro ci moriremo nell'euro. I dati economici, o meglio ancora, le leve per lo sviluppo di un paese sono tre, non sono 3.000. La prima è poter inflazionare, battere moneta. Noi non possiamo, non abbiamo il dominio della moneta. Questo ingenererebbe circolante economia che si autoalimenta. La seconda leva è la svalutazione, essere competitivi con i tuoi prodotti sull'esterno. Non abbiamo questa leva perché non decidiamo noi il cambio. La terza leva è supplire alla carenza di domanda interna con domanda pubblica, politiche keynesiane, la spesa pubblica che mette in moto economia. Il vincolo del 3% sul debito bilancio, sul deficit bilancio ci impedisce anche di spendere. Come fa a partire l'economia se non hai nemmeno una di queste leve? Chi ci frena? E guardate che l'Europa è una cosa, l'euro è un'altra cosa. Ci sono tanti stati che stanno in Europa e ci stanno bene, ma non hanno voluto entrare nell'euro, perché l'euro avrebbe significato eliminare ogni sovranità, ogni possibilità di mossa a tutela del proprio paese, della propria sovranità. Bene, siccome noi dobbiamo parlare alle persone che fanno fatica perché i risparmi sono finiti, l'euro ce l'ha già spazzati via, appena entrati nell'euro il 50% se ne sono andati, il resto, le riserve, i nostri risparmi si sono esauriti. Oggi alle persone devi parlare di speranza, come uscire da questa situazione, parole semplici, chiare, che tutti comprendano. Matteo lo ha Sergio. capito ed ho finito. Una seconda cosa, siamo il più bel paese del mondo, tutti invidiano questo sistema ambientale meraviglioso, strutture, ambiente, archeologia, storia, cultura. Il turismo è una leva importantissima. E il turismo ha una seconda grande peculiarità, che ha bisogno anche di braccia, non soltanto di cervelli, perché qua parliamo solo di cervelli, ma le fabbriche mandano le braccia sulle strade, e il turismo potrebbe recuperare anche tutte queste persone. Se capiamo e tariamo il nostro messaggio, messaggi semplici, prima che lo rubino gli altri, via dall'euro, e capire e spiegare tecnicamente che è possibile e che è opportuno, e rilanciare quello che noi sappiamo fare bene, le risorse che abbiamo, questo sarà un messaggio di speranza, e questo farà ripartire questa Lega che è lì come la fiammella, la fiamma pilota che aspetta che arrivi gas per Grazie. partire un'altra volta. Auguri, buona Pantani a tutti.